luogo un po' nascosto, che ha avuto molti usi, sicuramente non legati alla cultura. Ed è per questo che appunto quando siamo stati sollecitati anni fa a riflettere su quale poteva essere il nostro contributo a un bando che aveva proprio come obiettivo quello di pensare, di coinvolgere giovani e la loro creatività per rigenerare spazi e luoghi, abbiamo pensato che proprio per la sua ubicazione e proprio per la possibilità di coinvolgere tanti protagonisti della vita culturale e associativa della nostra città, questo luogo potesse essere un luogo sul quale investire. Quindi un ringraziamento a tutti, a partire da ANCI, dal GAI e soprattutto dall'Ufficio Giovani del Comune di Bologna, che su questo ha davvero investito moltissime energie, e anche tutti coloro, tutte le associazioni, ma anche tutti i nostri, diciamo, ultimi compagni di viaggio che faranno vivere questo luogo straordinario. Grazie davvero a tutti. Mettere insieme, lavorare insieme, superare quelle che per tanto tempo anche sono state un limite, gli egoismi, le invidie, ma sapere che se ci si mette insieme si costruisce qualcosa di davvero bello. E noi abbiamo oggi bisogno di bellezza. Non bellezza come elemento estetico contemplativo, ma come idea di società diversa, fondata su valori e principi diversi, su una capacità di dialogare. Il dialogo che riconosce le differenze e valorizza le differenze. Un dialogo in cui le identità non diventano i confini chiusi dentro i quali ci chiudiamo, ma invece diventano il confronto fra identità diverse in cui attraverso l'identità dell'altra io riesco a riconoscere anche la mia e la arricchisco. Ecco, questa è un'idea di bellezza che permea di sé anche la società, la comunità, le relazioni fra gli individui, le relazioni fra le persone. E disegna anche un'idea diversa di città. Un disegno urbano diverso in cui non aggiungiamo sempre, ma recuperiamo anche qualcosa. Ed è bello però essere qui a Bologna ed essere in questo spazio. Mi ricordavano che è adiacente a questo edificio che è stato sempre recuperato anche con risorse ANCI legate al co-housing, e quindi vedere questi tasselli che si aggiungono ad un disegno di sviluppo urbano che ha un filo conduttore e sentirci noi parte di questo percorso, perché spesso magari negli uffici a Roma noi ragioniamo incontrando, sentendo voi dei comuni, e nel momento in cui disegniamo un bando siamo sempre nell'incertezza: stiamo facendo bene? È questa la strada giusta? È proprio quello di cui hanno bisogno le città? E poi sapere anche che i fondi sono sempre pochi. E sentirsi anche nelle difficoltà di dire: ma con così pochi fondi, ma cosa riusciranno a realizzare? Non è abbastanza. E poi trovarsi qui e sentirsi dire: no, grazie, grazie, perché in realtà, anche se le risorse non erano tantissime, ma ci sono servite proprio per accompagnare quei servizi che magari non riuscivamo ad attivare perché i fondi che avevamo a disposizione erano vincolati ad altre finalità, e voi avete messo quel pezzettino in più che ci mancava proprio per riuscire a generare questo rapporto con le associazioni giovanili, con coloro che poi insieme all'amministrazione comunale hanno immaginato, costruito il percorso, e poi sostanzialmente coloro che poi lo vivranno e daranno vita e sostanza a questi luoghi, che sono la cosa più importante oltre all'aspetto fondamentale del recupero fisico. Partirei dal nome, dispositivo di arti sperimentali, quindi DAS. Ci abbiamo tenuto molto a sottolineare il termine dispositivo, perché appunto il nostro progetto parte un po' da questa idea, quindi da un lato la volontà di creare di sperimentare già da quello che è l'organizzazione, l'ordinamento, di trovare un modo abbastanza agile per riuscire attraverso poche regole, attraverso poche norme, di mantenere eguaglianza e di mantenere un certo ordine appunto all'interno della gestione.
e dall'altro lato intendere lo spazio stesso come dispositivo, quindi come appunto un dispositivo mobile, come un semplice smartphone che è il centro di una serie di connessioni, di relazioni e quindi un'apertura verso la società di uno spazio che potrebbe, che speriamo diventi un crocevia attraversato da artisti e da numerosi professionisti del settore. Associazione Amici del Future Film Festival all'interno di DAS realizzerà probabilmente delle collaborazioni con le nuove associazioni che fanno parte di questo comitato. La Balotta APS, che è un'associazione di promozione sociale di Bologna impegnata nel campo socio-educativo. Il direttore responsabile della rivista Emilio Doc, che si occupa di documentari in Emilia Romagna. L'associazione omonima della rivista, quindi Emilio Doc, è nata all'interno della DER, che è l'Associazione Documentaristi Emiliano-Romagnoli, e all'interno del DAS ci occuperemo di produzioni audiovisive. Faccio parte di Artigianate. Artigianate è un'associazione che si occupa di promozione delle arti in generale, ma soprattutto di quelle legate alle mani, al legno e anche a volte alla grafica. L'associazione Zoo Palco, e ci occupiamo di produzione, di promozione di poesia multimediale, quindi poesia orale, poesia performativa, poesia con musica, poesia video.